Con il massimo della retorica possibile ormai da 6 puntate, andrò a introdurre la nostra straordinaria vedette, Marina Confalone, che con Gerardo Scala e Aldo Ralli vi spiegherà come avere fiducia nella politica. Poi dopo parleremo naturalmente di sesso. Marina Confalone! Al pentapartito, ma se non riuscite a governare neanche in 5. Ah sì, allora Bastiani mi dica, visto che si è dimostrato contrario, perché si sa, lei Bastiani è sempre contrario, quale sarebbe la sua ipotesi di governo? Ma non hanno capito che i partiti sono troppo poco. Fate un dote cagano. Marie? Chi è? Sei visto nessuno? Perché vedi qualcuno? No. Per il progresso, per la democrazia, per l'avvenire dei vostri bambini, Rocco Barbone! Rocco Barbone! Un esperto al posto giusto! Sta di là! Buttato sulla poltrona, così. Pare il funerale di De Gaulle. Ricordate questo nome, Rocco Barbone, Barbone, a difesa della libertà. Marì, qua il caldo aumenta, la stagione aumenta di caldo. A questa qua o gli troviamo un'anima gemella oppure gli mettiamo una bella borsa di ghiacci in testa e buonanotte. Eppure l'annuncio che abbiamo messo attaccata sopra al telefono del bar, guarda com'è messo. Era pure pepato. Chiaro. Come diceva? Ciao, ciao. Ciao, ciao. Sono bionda a champagne, ma non ho ancora colto la prima mela. Di statura media e cerco compagni all'altezza per il primo incontro d'amore. Tariffa trattabile, perché si deve dire. Non si risponde per eventuale contagio. Piccola rogna. Ecco. E ancora non si vede nessuno. Ecco. Fiducia, ecco. Fiducetta, ecco. Non fanno così, che mamma e papà piangono. No, Maria, no, mamma e papà, no. Quello comunque è una cagna. Sì, mangia, beve, dorme, ma non è che tiene un cervello come il nostro. Sì, quello mi capisce più di te. Ti ricordi venerdì che fece soffritto, che tu non lo volessi perché dicesti che era salata? Era salata. Lo stavo mettendo sopra al frigorifero. Beh. Lei da sotto venne con la zampa, mi fece così. Che significa? Che significa? Dice dammelo a me, me lo mangio io. Quello c'è già non capisce niente. E allora dia alla signorina fiducia che non si venisse più a coricare in mezzo a noi. Se no io piglio il cuscino e me ne vado a dormire sotto al lavandino. Vattene sotto al lavandino. Sotto al lavandino. E chi è? Io! Cavolano! Non abbiamo bisogno di nulla! Siamo autonomi! Sono Parascandalo! Vengo per la campagna elettorale per Barbone! Come avete detto? Barbone! Maria! Cicè! È arrivato quello del cane! È un cane barbone! Apri! Ma Maria, un momento! Un momento, non ti scordare che le cagne, quando le fanno montare, quello si fanno dare un sacco di soldi, sì! Come quando l'elefante fa la zanna! Sì, come le borse dei coccodrilli! Esatto! Accomodatevi, prego! Grazie. Fate come se fosse di famiglia! Bene, eccoci qua, siamo pronti a suonare le campane, Ding dong, ding dong, ding dong. Scampanata, scampanata volentieri. Ding dong, ding dong, ding dong. Volete una ciotola di caffè tra una scampanata e l'altra? Ma certo, ma sì, ma sì, ma ding sì. Dong, ding dong. Accomodate. Bene, bene, eccoci qua, ecco. Eccola qui, caffè. L'Italia che si rimbocca le maniche e che risolve i problemi, l'Italia che crea il futuro per i suoi figli, l'Italia che non li vuole randagi e sbandati. Bravo! Questo vi volevo sentire dire. Permettete? Marie, lascia un bel vaso, signore. Com'è bello capirsi al volo. Bene, bene. E adesso, cari amici, parliamo dei fatti nostri. Voi conoscete di che razza è Barbone? È come la razza Barbone, ma perché non l'avete portata? Come si fa, Adesso è impegnatissimo, è su di giri, sì, corre a destra e a sinistra per la campagna e non appena arriva nella piazza di un paese, sac!
E poi via, via, a correre di nuovo su e giù per l'Italia, e poi di nuovo nella piazza di un paese, zac! Monde! Accidenti! Ma scusate, chi è Rodolfo Valentino? Piace, piace, d'altro canto voi l'avrete visto in televisione, eh? Sì. Una bella grinta! Ma forse Rindindin? No, pare deve essere quel cane che fa la pubblicità per la mangime con i gatti, eh? Ah, a Fiducio piace! Sì. Come no, è quello là bassotto, robusto, sì, scuro. Sì. Robusto, sì, sì, scuro, scuro, come no? Nella nostra campagna sta riscuotendo un ululato di consensi. Perché lui è rimasto in campagna. Sì, sì, e pure voi venite da là. Sì. Beh, ovvio, Maria, è la stagione della semina. Tappate! E raccoglieremo anche, non c'è dubbio! Oh, ditemi un po', para... Parascandalo, ah, parascandalo, sì, parascandalo. Di dov'è sto barbone? Di dov'è? Di Rivisondoli. Barbone abruzzese. Forte giandino, non si perde una pecora. No, no, mio caro amico, né pecore né polli, no. Lui ha solo un seguito di aquile che volano alto e guardano lontano. E lo seguono sempre? Sempre, perché lui è pronto a soddisfare tutti i bisogni che urgono nel paese. Beh, certo, nel paese li fa i bisogni, dove li deve fare, sì, poveretto? Sì, perché amici, il mio è un partito serio. E noi questo vogliamo. Noi vogliamo dare fiducia a un buon partito. E datela a noi. Si capisce, un momento, calma e tranquillo. Piano piano. Prego, prego. Andiamo a parlare dei fatti seri. Sto barbone a salute, come sta? Sta benissimo, sì, è forte, è gioperellone, fa feste, fa feste. Bravo. Sì, ma attenzione, sì? Attenzione, perché al momento opportuno, zac! A chiappe in moscia. No, può mostrare i denti. Ma non è che è rabbioso? Dovesse mordere le orecchie? Sì, sì, certo, certo, ma solo se gli avversari lo attaccano e non molla la presa, non molla! Questo è un problema. Vabbè, Parascan, avete detto di cottere i grugge. Io volevo presentare, appunto. Sì, avete un po' ampliato, avete fatto un po' di Via col Vento, un po' di Gattopardo, un po' di Totò al Giro d'Italia. Comunque, Marie, tu che ne pensi? Guardate, noi siamo sempre stati liberali. Bene, sempre. Bene. Non so, vuoi uscire? Mm-hmm. Questa è la porta, accomodati. Vado dal parrucchiere, per esempio. Ti annoi di stare dal parrucchiere con me? E vattene da macellare. Quello c'ha sempre, sapete, ossa, nervetti, cicciolino di carne. Parasca, vi vedo un po' nebuloso. Scendete dall'Alto Abruzzo, in pianura a pescare. La sto spiegando. Sto seguendo la signora. Oh, questo fino a mo. Adesso, visto che siamo combinate come siamo combinate, sarebbe la prima volta che ci accoppiamo. Sì, beh, è vero. Come vogliamo fare col primo che passa? E siccome abbiamo tantissime richieste, grazie Maria, ecco, siccome abbiamo tantissime richieste, noi vi consigliamo vivamente di mettere sto barbone in lista e di aspettare con santa in pazienza. Lista, ma è già in lista, è il numero uno. Vabbè, non corriamo, io capisco l'entusiasmo. Corre lui. Comunque, per evitare sti ammucchiamenti infernali che si creano, sì, da amico amico, fateci una cosa, voi ci firmate un bel assegno. Ecco. E noi vi diamo subito fiducia. Ah, bene, grazie. Bravi, prego. Barattiamo i consensi, eh? Eh beh, che noi vi diamo fiducia così. Voi a noi invece date. Abbiate pazienza. Lucana pazzo, scatenato, che corre per tutte le colline e montagne d'Abruzzo, con cane e pecore appresso, mentre i polli e i gatti, mezzo alla piazza del paese, fanno, Ma non capite, che il nostro barbone può operare nella fase di contatto, evitando così quell'ondeggiare a destra e a sinistra che crea tanti problemi. Ma se capisci che il cane durante la monta va mantenuto? Soprattutto se è un cane pazzo come il vostro. Ma che state dicendo? Sì. Ma quale cane? Barbone! Ma io me la vado a prendere, quello è un capolavoro, scusate. Mentre mia moglie piglia il cane, voi firmate per stasera. Ma che cane? Che banca avete? Ma quale? Io ho il Bangladesh. Ma non mi tocchi. Sì. Ma metta giù le mani. Ma la smetta! Ma come prima abbiamo suonato le campane, ci siamo presi il caffè? Ma io potrei querelarla per quello che lei sta dicendo di barbone. È un pazzo, corrotto e ignorante. E sua moglie è una scostumata. Ma prima avessimo fatto qualcosa che non va. Ma forse il caffè era amaro. Ma io allibisco, sdilinquisco. No, Parasca, questa è in presenza di mia moglie, non lo dite. Ma che è detto, sono scostumata? Ma non ho capito niente! Vai, Parascandalo! Parascandalo! Parascandalo!
cazzo ti pare? È venuto dall'Abruzzo. È il parascandalo quello là? Parascandalo? No, no, non l'ha mai detto, non lo so. Fiducio, ti piaceva quello là? Eh? Eh? Ti piaceva quello là, Fiducio? Ci sta pensando. Dice, ti piaceva? Ti piaceva? Eh? No, non ci piace.